In Italia qual è la paura di causa che vi ho riscontrato? What if my parents fear that you could do things so far? Unauthorized thinking. Il pensiero non autorizzato. Well, Italians usually find unauthorized thinking attracts their attention and they like it. Sì, di solito gli italiani si sentono attirati da questo pensiero non autorizzato e per cui vanno incontro, li attira. But an Italian-born translator, in almost all cases, if I, as soon as I get to something important, they say that thing backwards. Sì, è di solito i traduttori italiani, madrelingua, appena arrivo su un punto di una frase, quando sto per dire qualcosa di molto importante, quasi sempre loro la dicono al contrario, arrivati a quel punto. No, it's a very deep-seated, powerful compulsion in this country. As soon as you get to the important point, to say it backwards. Sì, è una cosa proprio molto radicata dentro di loro. Appena si arriva a un punto importante, dicono quella cosa al contrario. Cioè, proprio scatta questo. I've also seen it happen in Brazil. It's possible there too. Sì, anche in Brasile l'ho visto succedere questo. È anche possibile lì. Once had a high-level English professor translating a public lecture in Brazil. Sì, una volta durante una presentazione in pubblico avevo come traduttore questo professore di inglese molto rispettabile. And it never translated anything esoteric in his life. In tutta la sua vita non ha mai tradotto niente di esoterico. But he didn't get anything wrong, but as soon as something important came, he felt something trying to hold his throat and make him say it backwards. Sì, ma ha tradotto tutto correttamente, ma appena si arrivava a un qualcosa di importante, lui proprio sentiva come se un qualcosa gli afferrasse per la gola e non gli permettesse proprio di dire quello, per cui lo diceva il contrario. So I congratulated for his discipline at noticing that something was trying to make him say everything important backwards. Sì, per quello l'ho ringraziato per aver notato questo, che c'era questa cosa che non gli consentiva di parlare quella cosa importante, gli faceva dire al contrario. If you want to wake up people, you're doing something that Earth is not really designed to have happen. Sì, se vuoi svegliare le persone, stai cercando di fare qualcosa per cui la Terra non è stata proprio disegnata, proiettata per tale cosa. Yeah, well, this is for family karma and dynamics of life. Sì, siamo qui per il karma familiare e le dinamiche della vita. And to do it the correct way needs an absolute minimum of 16 people. E per farlo in modo corretto c'è bisogno di almeno 16 persone. Qui parliamo tutti i gruppi. We're all worth the double here. Yeah. What's that? We're all worth double here. Yes, you're all worth 10 times. Sì, sì, ognuno di voi vale 10 volte di più. But it still needs a minimum of 16 bodies to do it correctly. Ma in ogni modo c'è comunque bisogno di almeno 16 corpi per farlo. Domani avremo 3 corpi in più. Tomorrow we will have 3 extra bodies. Okay, so that's good. Bene. Okay, so anything people want to say as we begin, or a request? Se ci sono delle richieste prima di iniziare, cose che volete dire? You know, I've sent you an email via Daniela. You know, I have very specific goals to achieve. Ci abbiamo tradotto. Ho mandato un'email tramite Daniela e io ho degli obiettivi molto precisi da raggiungere. Goals to achieve. Okay, yeah. Do you remember? Yeah. Okay. Yeah. Gabriele.
So Mauricio and Nevenka only understand four languages each, not exactly the same four. Maurizio e Rebecca. È uguale. Capiscono soltanto quattro lingue, non sono le stesse quattro lingue. Yeah, so Mauricio does understand Italian and Rebecca doesn't, but she, you know, whether she's German or English or Slovenian or Croatian. Sì, Maurizio capisce anche lui l'italiano, mentre Nevenka. Non capisce l'italiano, ma credo capisca il tedesco, croato, sloveno, inglese. Tedesco. Ma tedesco? Italiano non lo so. Something new every day. Qualcosa di nuovo tutti i giorni. Okay, so we have some very specific the family camera in this direction. Noi abbiamo qualcosa di molto specifico, una karma familiare profondo in questa direzione. Quali sono le altre richieste? Anch'io ho mandato tramite Daniela un'email domenica. Domenica. Well, that's because you needed everyone to be happy. Sì, così sono contenti, no? E anch'io ho spiegato, insomma, i punti chiave delle cose che vorrei raggiungere e risolvere nella mia vita. Io sono Maria Teresa, ho scelto di fare questo corso innanzitutto perché volevo vedere qualcos'altro come costellazioni, perché noi le facciamo una volta al mese, facciamo al centro, il mio centro, le costellazioni, quindi per me è una forma esperienziale. Però non mi sono mai fatta costellare e questa potrebbe essere un'ottima occasione. An introduction of what you would like to achieve. Would you like to achieve the impossible, what most people want to achieve is the only impossible thing in the world. Sì, la maggior parte delle persone vogliono ottenere l'unica cosa impossibile in questo mondo. Which is to change their partner. È quello di cambiare compagno. But everything else is easy. Tutto il resto è facile. Oh, the partner may change. Sì, il compagno. Il compagno o compagna possono cambiare, ma Maurizio non è d'accordo. Well, he may change. This, certo. In fact, he may not be able to not change. Sì, lui può cambiare, anzi, potrebbe essere difficile per lui non cambiare. And she may have to relax at the depth of change. E lei forse dovrà rilassarsi alla questa profondità di cambiamento. But that never quite changes the way you would plan as writing a recipe. Ma non cambiano mai il modo in cui te l'aspetti, come su una ricetta. Anyway, what would you like, Nevenka? Cosa vorresti, Nevenka?